La maledizione di Everiel il dannato errante. Racconto popolare, data non pervenuta. Varshas il crudele, l'allora re degli elfi e devoto seguace di Atiel, la dea della morte, era terrorizzato dall'eventuale ritorno in massa dei draghi. Ciò era scritto nelle letture che il suo mago di corte, Everiel, senza ombra di dubbio il più potente mago fra gli elfi della grande foresta di Sirren Talaras, tanto da essere nominato protettore della foresta per le sue numerose gesta valorose, gli aveva consigliato prima di coricarsi le antiche profezie di Alashar. Re Varshas prese quel testo così seriamente che, oltre a pregare egli stesso a Tiel con tutte le proprie forze, incaricò i suoi chierici di chiedere alla dea un valido strumento con cui difendersi da un eventuale conflitto con i draghi. Agli dei era proibito donare ai mortali artefatti dal potere divino, ma Atiel trovò, con sua grande soddisfazione, uno stratagemma per infrangere le regole del Daurin Khor. Ella incaricò una divinità minore, di nome Karamat il Sussurratore, di rivelare alcuni importanti segreti sui meccanismi che regolavano la vita e la morte ai suoi supplichevoli chierici. Questa divinità minore aveva il potere di sussurrare nel dormiveglia parole che sarebbero rimaste impresse per diverse ore nella mente dei mortali. I seguaci di Atiel iniziarono così ad ascoltarle e a trascriverle, ma la maggior parte di quelle informazioni risultavano sconnesse o prive di significato per le loro semplici menti. Re Varshas ordinò quindi a Everiel di unirsi ai chierici per trovare il modo di sfruttare quelle conoscenze. Fu così che fu codificato il Libro della Rinascita. Da esso, i chierici di Atiel prima e in seguito anche quelli delle altre divinità appresero delle nuove conoscenze divine che ebbero incredibili ripercussioni positive sulla vita dei mortali, come la cura delle malattie e la rigenerazione delle ferite più gravi e il conseguente aumento delle condizioni e dell'aspettativa di vita. A quel tempo Everiel era in procinto di sposarsi con la sua amata Liara, una chierica di Atiel che lo stava aiutando a codificare il Libro della Rinascita. Quando il libro fu finito, Re Varshas convocò Everiel e gli disse di usare i poteri in esso contenuti per proteggere la foresta dall'imminente ritorno dei draghi. Varshas si fidava ciecamente del suo mago di corte, tuttavia non aveva fatto i conti con l'immenso potere di un artefatto, i cui contenuti provenivano direttamente dal luogo in cui vivevano gli dei e sulle conseguenze che esso avrebbe potuto avere su una mente tremendamente ambiziosa come quella del mago. Everiel iniziò a fare delle ulteriori ricerche sul libro e ricavò dalle conoscenze in esso contenute molti incantesimi che costituirono le fondamenta della necromanzia, che negli anni a seguire divenne a tutti gli effetti una nuova scuola di magia. Era ora possibile rianimare i cadaveri per un certo lasso di tempo, in modo da assistere colui che lanciava l'incantesimo. Re Varshas in persona incoraggiò questa ricerca per fare in modo che i ranghi del suo esercito fossero più consistenti in vista dell'imminente guerra con i draghi che egli temeva. Tuttavia, il tabù della morte non era ancora stato del tutto infranto. Non si poteva resuscitare un cadavere e farlo tornare esattamente come prima che morisse, con tutti i suoi pensieri, ricordi e sentimenti e senza limiti di tempo. In gran segreto, Everiel portò avanti questa ricerca, ma più studiava il Libro della Rinascita, più ne rimaneva affascinato e quasi posseduto. A volte gli sembrava quasi che il libro stesso gli sussurrasse dei pensieri. Divise i suoi appunti e ricerche segrete in tre volumi, chiamati Morte, Pestilenza e Carestia. Everiel creò anche un incantesimo segreto che solo lui conosceva, chiamato L'Eterno Durare, e lo lanciò su se stesso. L'incantesimo gli avrebbe permesso di tornare in vita una volta che fosse morto di morte naturale, con lo stesso aspetto che aveva nel momento in cui aveva lanciato l'incantesimo. Senza preoccuparsi di eventuali conseguenze, lo usò su di sé
Egli infatti confidava nel fatto che avrebbe avuto una vita ancora lunga e una serena vecchiaia, dato che era stato proprio lui ad aggiungere di suo pugno la profezia sul ritorno dei draghi al libro che il re stava leggendo. Per tutto il tempo, Everiel aveva continuato ad alimentare le fantasie paranoiche di re Varshas al solo scopo di arrivare esattamente dove era arrivato adesso. Ma qualcuno, evidentemente, non si fidava di Everiel come faceva il re e lo fece spiare. Quando venne a sapere che il mago si stava prendendo gioco di lui e che nessun drago sarebbe giunto per dichiarare guerra agli elfi, Varshas impazzì definitivamente e incolpò Everiel di avergli fatto leggere delle false profezie e di averlo manipolato come un burattino. E per questo lo fece torturare ogni giorno per 100 giorni, curandolo in punto di morte con gli stessi incantesimi che egli aveva scoperto, per poi ricominciare da capo il giorno dopo. Un giorno il re si stancò delle urla incessanti e lo fece uccidere. Quando tempo prima Everiel lanciò su se stesso l'eterno durare, mai avrebbe pensato che la sua anima si sarebbe potuta corrompere così tanto a causa delle indicibili sofferenze. E fu così che l'incantesimo assunse dei risvolti inaspettati. 3 giorni dopo essere stato sepolto, Everiel tornò in vita, ma non con l'aspetto che aveva quando lanciò l'incantesimo, come aveva previsto, bensì con l'aspetto che aveva il suo corpo martoriato dalle torture. Il ritratto della sofferenza. Quando rinvenne, aveva ancora tutti i ricordi della sua vita e fuggì per paura di essere nuovamente catturato dal re. Ripensò a ciò che gli era capitato e avrebbe tanto voluto riappropriarsi del suo aspetto per poter vivere di nuovo in mezzo ai vivi senza suscitare paura in loro. Nonostante le torture subite, non aveva alcun desiderio di vendetta, non ancora almeno. Eppure era dilaniato dalla sofferenza di non poter più rivedere la sua amata Liara. Un giorno, in preda allo sconforto, si strappò il cuore dal petto, sperando che avrebbe smesso di soffrire, ma non accadde ciò che sperava. Stranamente, però, da quel momento notò che il suo corpo aveva iniziato a decomporsi molto più rapidamente di quanto avrebbe fatto un normale cadavere. E nel giro di pochi giorni perse quasi tutta la carne, rimanendo un nudo scheletro. Con sua grande sorpresa, invece, il cuore che si era strappato era rimasto integro e decise di custodirlo in un forziere. Una volta diventato scheletro, notò che anche le ossa stavano iniziando a demineralizzarsi e a sbriciolarsi a una velocità sconcertante. E contemporaneamente, insieme alla prospettiva di scomparire, iniziarono a farsi sempre più strada in lui il risentimento e l'odio verso il re e il proprio destino. Dopo pochi giorni ancora, non rimase più niente di materiale di Everiel. Tuttavia, egli si stupì nel constatare che in qualche modo esisteva ancora sotto forma di un evanescente ectoplasma, una sorta di spettro. I suoi pensieri si fecero sempre più morbosi e allo stesso tempo una strana sensazione che non provava più da un po' di tempo iniziò a farsi strada dentro di lui. La fame. Non si trattava della solita fame a cui era abituato. Era qualcosa di molto più specifico. Andò così nella cripta di un cimitero di una piccola cittadina, immaginando che quello fosse il luogo più adatto dove stare, dopo tutto. Un giorno, una donna andò a portare i fiori sulla tomba del defunto marito e improvvisamente Everiel si sentì sopraffatto da un impulso irrefrenabile. Si avvicinò a lei e appena la toccò, sentì una sensazione di calore che lo saziava, mentre al tempo stesso la donna impallidiva e si congelava. Non poteva smettere, era troppo affamato. Quando la donna morì, quasi si stupì di non provare alcun rimorso. Anzi, stava già iniziando a bramare il suo prossimo pasto. Con il passare del tempo e delle uccisioni, Everiel notò con grande sorpresa
che piano piano nella sua sagoma evanescente stavano iniziando a riformarsi dapprima le ossa, poi la carne, i peli e infine una parvenza di lineamenti. E più il suo aspetto tornava a quello di un tempo, più poteri acquisiva. Giorno dopo giorno, pasto dopo pasto, alla fine tornò ad avere l'aspetto che aveva quando lanciò su di sé l'incantesimo. Tuttavia, aveva bisogno di continuare a nutrirsi dei vivi affinché il suo aspetto e i suoi poteri rimanessero tali. Adesso gli bastava guardare intensamente una persona per prosciugarla letteralmente. Compiaciuto dei risultati, decise di andare avanti nel suo destino, pianificando la vendetta sul re Varshas e il ricongiungimento con Liara. Una volta riacquistate le sembianze che aveva quando era vivo, aveva bisogno di riavere assolutamente gli appunti contenuti nei suoi 3 libri. In questo gli diede una mano un certo Mograst Frimurdane, un bardo gradito alla corte di re Varshas. Nessuno sa bene se questo Mograst fosse stato ammaliato dal mago, se gli fosse stata promessa una ricompensa o semplicemente se si fosse impietosito. Ma alla fine Everiel tornò in possesso dei suoi libri e grazie a tutti gli incantesimi di cui disponeva fu facile per lui procurarsi tutto ciò di cui aveva bisogno per costruire prima un laboratorio, poi una torre, poi un piccolo borgo sperduto, un esercito, una legione e infine un'intera orda di non morti pronti a marciare verso la grande foresta di Silren Talaras. Prima però aveva iniziato a seminare il terrore in tutto il Caersor e fu così che iniziò la guerra dell'oltrevita. Ogni caduto in battaglia andava a infoltire i ranghi delle sue armate e il destino del Caersor sembrava segnato. Uno dei motivi per cui Everiel non aveva ancora attaccato la grande foresta era l'enorme piacere che provava nell'alimentare la paranoia di Re Varshas con le sue gesta. Più la sua fama cresceva, infatti, più lo eccitava la certezza di sapere quel pavido folle rintanato nelle proprie stanze a passare notti insonni ossessionato dal terrore. Tuttavia Everiel non avrebbe mai voluto far del male a Liara o distruggere qualcosa che a lei fosse caro. Perciò tornò sulla sua iniziale idea di invadere i luoghi in cui lei viveva. Quando buona parte del Caersor era ormai in balia della sua orda, Everiel decise quindi di far circondare l'intera grande foresta di Silren Talaras, la più grande foresta di tutto il Caersor, da una sconfinata schiera di zombie, scheletri e spettri, e invitò Re Varshas a presentarsi al suo cospetto per sacrificarsi se voleva davvero salvare il suo regno. Il re era paranoico, ma non era uno sprovveduto. E così si presentò insieme a Liara e a un gruppo di chierici di Atiel. L'aria era carica di elettricità. Una bruma estesa avvolgeva le sagome dei non morti che circondavano il luogo dell'incontro e l'atmosfera era tetra e solenne, quasi fosse una resa dei conti annunciata. Quando Varshas il crudele arrivò, Everiel lo chiamò a sé e gli lanciò contro un incantesimo ignoto a tutti i presenti. Poi ordinò ai suoi zombie di prenderlo. Ben presto, la natura dell'incantesimo fu chiara. Gli zombie avevano iniziato a mangiare vivo il re, ma egli non poteva morire. E ogni volta che la sua carne veniva strappata dal corpo, iniziava a ricrescere. Con le urla raccapriccianti come sottofondo, Everiel notò con stupore la presenza di Liara e con voce commossa la chiamò a sé. Ella si avvicinò, lui la abbracciò teneramente e le disse: «Sono tornato per te. Il mio non sarà un regno senza te al mio fianco. Dimmi una parola e tutto questo non sarà stato vano». Lei lo baciò dolcemente e una lacrima le bagnò il viso. In quell'istante, uno dei chierici tirò fuori da un piccolo forziere quello che sembrava essere un cuore.
In tutto quel tempo, i chierici di Athiel studiarono a fondo il libro della rinascita. Avevano cercato un modo per uccidere Everiel e spezzare l'incantesimo che lo teneva in vita. L'unica cosa da tentare era trovare un qualche suo resto che non avesse subito l'intero processo di reincarnazione e distruggerlo in sua presenza. Il bacio di Liara fu il segnale. Non appena i non morti notarono il chierico, avanzarono verso di lui e gli altri chierici iniziarono a lanciare tutti gli incantesimi protettivi che conoscevano. Quando Everiel si accorse di ciò che stava accadendo oltre le spalle di Liara, ormai era troppo tardi. Il chierico pronunciò alcune parole e il cuore nella sua mano prese fuoco. Improvvisamente, Everiel fu scosso da un dolore lancinante e urlò. Pian piano, il suo corpo iniziò a bruciare dall'interno. Prima che le fiamme divorassero tutto il suo corpo, però, egli si rivolse a Liara e disse: «Se non sarai con me qui, sarai con me nell'eternità!» Con un rapido movimento, la afferrò e la strinse a sé in un mortale abbraccio. Le fiamme consumarono rapidamente entrambi. Appena Everiel esalò il suo ultimo respiro, tutti i non morti che componevano la sua sconfinata legione si trasformarono in cenere. L'incantesimo che era stato lanciato sul re Varshas il Crudele si dissolse. Tuttavia, le ferite riportate erano troppo gravi ed egli morì prima che i chierici potessero curarlo. Quando tutto finì e l'ordine venne ristabilito, i chierici di Athiel decisero di affidare il libro della rinascita al palazzo d'avorio di Dapur, affinché una tale conoscenza venisse custodita e protetta. Forse i mortali non erano ancora pronti a gestire una simile fonte di potere. Tuttavia, ciò che fino a quel momento era stato appreso e padroneggiato venne diffuso e fu tramandato di generazione in generazione come tutte le altre conoscenze magiche. Si narra che Liara ed Everiel, dopo la loro morte, non si ricongiunsero mai più. Mentre l'anima di lei andò nel Daurin Khor, come era destino per tutti i mortali, all'anima di lui fu negato l'accesso dagli dei come punizione per le gesta compiute. Si dice che l'anima di Everiel vaghi ancora dannata e inquieta nel Daurin, in cerca di un modo per tornare fra i vivi o di un modo per raggiungere Liara. Per questo divenne noto come Everiel il dannato errante, di Elmilor Kalasper, bardo e cantore della Luna Silente.